Grazie Presidente. Non presento la questione pregiudiziale con l'illusione che poi la stessa venga approvata, ma perché questo mio intervento possa stimolare i colleghi, il Governo e il relatore, che gode della mia massima stima, rispetto a riflessioni non solo sul decreto legge all'esame di questo ramo del Parlamento, ma anche della contemporanea lettura alla Camera dei Deputati della legge elettorale. Io presento questa pregiudiziale perché credo che questo decreto legge sia veramente una schifezza, non arriva ad essere una porcata come quella che mi viene attribuita, ma rischia di diventarlo. Perché dico queste parole? Innanzitutto per una questione di estetica legislativa, come si possa fare un decreto legge che non una tantum e quindi transitoriamente per questa volta aggiunge 6 giorni ai 60 giorni per poter svolgere le elezioni, il fare una legge a regime che dice o la domenica entro i 6 giorni successivi ulteriori è una cosa che proprio esteticamente ci sta poco, ma è una schifezza anche nel merito, perché l'Election Day è figlio di un decreto legge che avevo avuto l'onore di firmare, che stabiliva che tutte le elezioni si svolgessero per risparmiare in un'unica giornata da tenersi tra il 15 aprile e il 15 giugno. È intervenuta poi la legge di stabilità 2015 che aggiungeva ulteriori 2 mesi rispetto al termine delle consigliature regionali. Con questo decreto noi andiamo ad aggiungere altri 6 giorni. Cosa significa? Che dal giorno 27 di marzo giunte e consigli regionali non si sono più potuti riunire, quindi non hanno più potuto lavorare, e lo stipendio lo prenderanno fino al 31 di maggio, bel risparmio che abbiamo realizzato. E credo che sia anche un qualcosa contro il buonsenso l'andare a fissare il 31 di maggio, mi piacerebbe sapere e vedere la faccia del genio che ha pensato di fissarla il 31 di maggio, con il ponte del 2 di giugno. Perché se si voleva una data per non favorire l'afflusso alle urne, di peggio c'era solo il Ferragosto, tutto il resto sarebbe stato assolutamente meglio. E non mi si venga poi a raccontare, perché giustamente il relatore lo ha detto, è nella relazione di accompagnamento che ci sono le festività religiose, quelle civili, dei grossi eventi. Sì, ma si è andati a recuperare anche la cresima di mia nipote, piuttosto che la battesimo del nipote di Candiani, qualunque scusa era buona per dire che non si poteva votare prima del 31 di maggio. Allora vogliamo riconoscere quando le motivazioni, e non ci si può nascondere dietro un dito, perché stiamo facendo come classe politica, lo riferisco a tutti, indipendentemente da una parte all'altra, una figura che non si può definire se non dicendo una brutta parola, perché si andava avanti veramente alla Torre di Babele. Se uno viene da fuori e guarda la situazione all'interno dei partiti e delle coalizioni dall'esterno, pensa che in questo periodo noi siamo diventati veramente matti. Parto facendo qualche esempio, parto da casa quasi mia. In Veneto noi abbiamo il nostro ex segretario regionale che si candida contro il nostro governatore uscente. Vabbè. In Liguria abbiamo uno dei migliori e più forti candidati che è stato indagato non per un reato bagatellare, ma se si dovesse dimostrare un reato di assoluta gravità. Nelle Marche il candidato di una coalizione di una parte politica è il governatore uscente della coalizione della parte opposta. In Campania uno dei candidati più forti è incandidabile perché è condannato. In Puglia abbiamo il candidato di una coalizione che è un dirigente di peso di un partito che però sostiene un altro candidato. Poi non saranno regionali, saranno amministrative. In Sicilia fanno le primarie per il centro-sinistra che vengono vinte da uno del centro-destra. Io mi chiedo, se un osservatore da fuori guardasse il nostro paese, credo che ci direbbe andate tutti a casa, mandateci veramente in fretta. Poi per poterci stare comunque si fanno anche dei provvedimenti che per me sono incostituzionali. Questo decreto legge contravviene completamente all'articolo 15 della legge 400 del 1988, che non è una legge qualunque, è quello che dà attuazione, dice cosa può fare e non fare il governo
con l'articolo 72, quarto comma della Costituzione. Quindi non si può intervenire con decretazione d'urgenza in materia elettorale. È vero che nella relazione, come richiamato anche dal relatore, c'è una sentenza della Corte che consente di intervenire sulla materia elettorale di contorno. È vero che ci sono anche dei precedenti, ma tutte queste cose in passato si sono fatte dopo aver sentito tutte le forze politiche e aver avuto l'unanimità di tutto il Parlamento. Lo chiedo, ma lo chiedo sinceramente, non è retorica, lo chiedo agli amici dell'opposizione. Qualcuno di voi è stato consultato per decidere del 31 di maggio? Lo chiedo a quelli della maggioranza. Qualcuno di voi vi ha chiesto se andava bene la data del 31 di maggio? Nessuno è stato consultato. Quindi va bene l'uomo solo al comando, ma non può una persona decidere per tutti. Anche perché se va avanti così, dopo i 100 che si sono messi sull'argine alla Camera, i più di 20 che si sono messi sull'argine al Senato sulla legge elettorale, solo non rischia di restarlo al comando, ma solo rischia di restarlo veramente. E guardate che questo provvedimento sembra un decretino che magari faremo nel giro di un'oretta, un'oretta e mezza, ma è un provvedimento estremamente pericoloso. Questo è il cavallo di Troia con cui si sta creando il precedente per intervenire con un decreto legge sulla data di attuabilità della legge Italicum e sulla sua eventuale estensione anche al Senato. Consideratelo poco una cosa del genere. Forse qualcuno magari dirà, ma se qualcuno dovesse mai pensare un decreto legge che consente di modificare quel luglio del 2016 e di estendere anche al Senato quella legge, sarebbe un colpo di Stato. È vero. Ma non è un colpo di Stato essere di fronte a tre governi dal 2012 di cui nessuno è stato votato dal popolo? Non è un colpo di Stato sostituire 10 membri di una commissione per poter arrivare in aula con un provvedimento? Non è un colpo di Stato il minacciare la fiducia non su un decreto legge qualsiasi, ma sulla legge elettorale? Io davanti a queste cose qua, signori, mi spavento sentendo qualcuno che dice se passa l'Italicum si va al voto, qualcuno che dice se non passa l'Italicum si va al voto. Già questa legislatura sarà stata la 17ª che gli ha portato male, ma è nata male e sta crescendo peggio. Ma che piaccia o non piaccia, rendiamoci conto che la forza propulsiva sia della legislatura che del governo se esaurita. Andiamo al voto e prima di fare dei pasticci facendoli con l'Italicum andiamo a votare con la legge uscita dalla consulta costituzionale, ovvero il proporzionale con le preferenze. Allora faremo la legge elettorale, allora faremo le riforme costituzionali, perché ha ragione Renzi quando dice che lui vuole una legge elettorale per cui il giorno stesso del voto si sappia chi ha vinto e chi andrà a governare. Ma lui non può pretendere di avere il giorno in cui si voterà l'Italicum la certezza che a vincere le elezioni sarà sempre lui. Grazie.